The Reunion, tutto sulla nuova serie thriller Rai. The Reunion è la nuova serie thriller che andrà in onda su Rai 2 nel corso di questa stagione televisiva. Ambientata sulla Costa Azzurra, questa fiction è tratta dal romanzo di Guillaume Musso, che ha già garantito successo ad altri prodotti televisivi. Questa messa in onda nasce dall'accordo tra la Rai, France Televisione e ZDF. Tale alleanza regalerà al pubblico tante altre serie nel corso di questa stagione, come questa, che sicuramente soddisferà gli amanti del giallo e del thriller. The Reunion è tratta dal romanzo di Guillaume Musso, La ragazza e la notte. Il suo adattamento televisivo ha portato al cambio del nome, che appunto sarà The Reunion. Si tratta di una serie di tipo thriller che promette di tenere con il fiato sospeso tutti i telespettatori che la seguiranno. Come detto, la serie è ambientata sulla Riviera francese e segue due linee temporali. La più recente racconta le vicende avvenute nel 2017, mentre l'altra è l'ambientazione del 1992. La storia ha inizio con l'improvvisa scomparsa di Vinca Rockwell, una delle ragazze più brillanti e conosciute del liceo della zona. Immediatamente partono le ricerche per rintracciarla, e tutto sembra portare in una sola direzione. La giovane sarebbe fuggita insieme al suo professore di filosofia, con cui aveva intrapreso una relazione. Vinca, scappata insieme a lui nel corso di una tempesta di neve, che ha paralizzato il campus, non lascia più nessuna traccia di sé e non si mette in contatto neppure con la sua famiglia. Fanny, Tomas e Maxime, i tre migliori amici di Vinca, erano inseparabili ma dalla notte della tempesta di neve non si rivolgono più la parola. Questo perché i tre giovani sono legati da un terribile segreto. Proprio mentre Vinca scompariva hanno commesso un omicidio e hanno murato il cadavere tra le mura della palestra del campus. A questo punto, i telespettatori devono chiedersi se la coincidenza degli avvenimenti è solo un caso oppure no. Per quanto riguarda l'ambientazione del 2017, è proprio lì che avviene la svolta nella trama. 25 anni sono passati dal 1992, i tre amici sono andati avanti con le loro vite e hanno interrotto i loro rapporti. Nel 2017, però, Fanny, Tomas e Maxime vengono a sapere che la palestra della scuola sarà abbattuta per dare luogo ad una nuova struttura. Tra quelle quattro mura si nasconde il grande segreto del loro omicidio mai venuto a galla e probabilmente anche la verità sulla scomparsa di Vinca. I tre, di fronte a questa novità agghiacciante, devono unirsi ed evitare che tutto venga alla luce, dopo tutti questi anni. Una curiosità importante da conoscere sulla serie è che a dirigerla c'è Bill Eagles, già molto conosciuto agli amanti delle serie TV per averne realizzate alcune di grande successo. Nello specifico, fu proprio lui a dirigere Fringe, Gotham e Persona sconosciuta. Del cast, invece, fanno parte tanti volti internazionali, più o meno conosciuti al pubblico italiano. Tra loro c'è Rupert Graves, che ha rivestito i panni dell'ispettore Le Strade in Sherlock. Tra i protagonisti c'è anche Ian Gruffudd, che interpretò il dottor Henry Morgan di Forever. Tra gli attori non manca ovviamente la quota italiana, in considerazione della collaborazione che ha coinvolto anche la Rai. Si tratta di Cosimo Fusco, ma non è ancora chiaro quale personaggio avrà il suo volto. The Reunion è composta da 6 puntate, che saranno suddivise in 3 prime serate su Rai 2. Salvo cambiamenti, la serie dovrebbe essere trasmessa nel corso dei primi mesi del 2023. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante la trama di questa fiction e credete che la seguirete oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.